Sempre nell'ambito della medicina estetica, come fare per rendere il nostro viso luminoso e tonico? Ovviamente l'utilizzo delle creme, quotidianamente, le sedute dalle nostre varie estetiste. Ma esistono anche altre metodiche che possono essere integrate a queste precedenti e queste metodiche sono ovviamente legate alla somministrazione di sostanze, ma all'interno della cute stessa. In questo caso non impieghiamo più acido ialuronico ad alta concentrazione, perché non dobbiamo chiudere dei solchi, delle rughe, sollevare, riempire, ma utilizziamo un acido ialuronico, in questo caso puro, un pochino diluito, molto più soft, meno denso, gelificato ma quasi liquido. E questa sostanza, che ha questa grande capacità di richiamare acqua, di tonificare la cute, di idratarla, viene mescolata ad altre sostanze che sono vitamine, minerali, amminoacidi, cioè le proteine. Si formano questo pool di sostanze, ovviamente già presenti in commercio, in preparati sterilizzati, asettici, che vengono iniettati direttamente, sempre con degli aghi molto piccoli, cercando di non creare fastidio e dolore al paziente. Non occorre nessun tipo di anestesia, può essere impiegato sia sul viso, soprattutto sul collo, in quei collari, in quelle rughettine che vengono a formarsi, e anche nelle mani per recuperare la bellezza, la tonicità e la luminosità della cute delle mani.